Allora, sono le 18:17 e siamo già a 1786 like. A questo punto mi sono detto meglio darsi una mossa e iniziare a preparare subito questa build con il Ryzen 3. Ebbene sì, perché finalmente dopo tanto tempo abbiamo riscoperto il piacere di poter fare una build da gaming e non solo con meno di 400 euro, con un costo che si gira tra i 350 e i 400 euro. Vediamo un pochettino come la facciamo. Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Come promesso, perché Saddy mantiene le promesse, portiamo questa bella build su un PC economico da gaming con tutti oggetti nuovi, quindi che non dovete starvi ad impazzire per trovare, con un costo molto abbordabile che può aiutarci in questo momento dove le schede video costano tanto e non solo, ma che magari un domani possiamo farci un bel upgrade per farlo diventare una bella macchina da guerra. Quindi mi raccomando, per supportare il video, visto che la volta scorsa mi avete stupito, se arriviamo al 2500 like, vediamo un pochettino questa configurazione come va, affiancata anche ad una scheda video di fascia alta o medio alta. Questo lo decidete voi, quindi mi raccomando, forza con questi like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivando la campanella con tutte le notifiche, iscrivetevi alla pagina Facebook, al gruppo SSPC Tech Review e soprattutto iscrivetevi al canale Telegram delle offerte che troverete in descrizione, dove con un team di ragazzi tutti i giorni ci impegniamo a trovare delle offerte e si risparmiano tanti tanti soldi, soprattutto in questo momento. Partiamo subito col dire che questa qui non è una build da cui dovete aspettarvi delle performance allucinanti, e se qualcuno dice sì, ma con l'usato potresti avere di più, è vero. Ma sappiamo anche che il mercato dell'usato è un mercato un pochettino più complicato e dobbiamo cercare comunque di creare qualcosa che sia adatto a tutti. Arriveranno anche altre configurazioni usate, non vi preoccupate, qui siamo pieni di roba. Partiamo subito dalla scheda madre. Per quanto mi sia dispiaciuto, mi dispiaccia non poter utilizzare una scheda ASRock in questo caso, perché come abbiamo visto nel video precedente, in questo momento sulle APU stanno un pochettino indietro. Andiamo, non me la sono comunque sentita di andare a utilizzare una scheda video troppo esagerata per questa configurazione. Diciamo che mi sono dato come limite minimo che abbia VRM dissipati e più che altro che abbia più o meno un BIOS accettabile, e quindi sono andato con una mia vecchia conoscenza che è una scheda che ho già utilizzato in passato e che è una di quelle schede con cui non mi sono trovato male. Avrei consigliato altro, però visto che comunque il costo della build non è molto alto, signori, vi ripresento anzi la MSI B350 Pro VD. No, non sono impazzito, sì, è un MSI, diciamo che non andrei mai ad utilizzare una scheda madre che costa il doppio rispetto alla CPU per farla andare, visto che comunque stiamo creando una configurazione molto economica. Questa scheda fa il giusto, fa il minimo stretto necessario, quindi comunque non abbiamo problemi con le frequenze delle VRAM, nella maggior parte dei casi almeno. Abbiamo dei VRM dissipati, non molte fasi, comunque andremo ad utilizzare una CPU che sarà un quad core, quindi non ci andremo praticamente a distruggerla in overclock. Sappiamo inoltre che i Ryzen non è che murano altissimo, quindi comunque per una soluzione budget possiamo stare. È una scheda che di feature poi di la super non è che ne ha tante. È una scheda che ci serve per far girare il processore e per comandare, tra virgolette, la nostra APU e fargli fare tutte le funzioni principali e primordiali. Ovviamente in performance rispetto a un'altra, in questo momento non ci toglie niente. La regina della configurazione, che farà sia la processore sia la scheda grafica, in questo caso è il Ryzen 3 2200G, processore che costa veramente veramente poco. Ne abbiamo parlato già la volta scorsa, ne riparliamo ancora oggi. È un processore 4 core 4 threads, quindi praticamente un classico quad core secco, una frequenza di base di 350 GHz, 3,50 GHz, perché sennò poi mi dicono che non sono abbastanza bottiglioso, un consumo di 65 watt di TDP, quindi comunque avremo una configurazione che consumerà pochissimo. Tant'è che infatti potremmo anche mettere questa configurazione sotto formato di TX, però io in questo momento vi dico semplicemente dei pezzi, poi comunque il form factor potete tranquillamente sceglierlo voi. Ha come una soluzione grafica questo chip grafico Vega 8, che è praticamente un chip che ho visto da un benchmark molto interessante che è Firestrike, che penso che vi farò vedere a schermo da qualche parte. Il risultato su Firestrike è esattamente 7 volte di meno, quindi è un settimo di quello che otterresti con una Vega 56. Ed è molto simpatico vedere appunto che c'è questo scaling di compute units su un benchmark, perché praticamente dice: cavolo, allora è vero. Il problema è però che una Vega 56 costa adesso
Adesso non costa perché non la potete comprare. Questa qua invece sì, costa poco. Che tipo di soluzione grafica è? Una soluzione grafica al 720p maxato, come detto l'altra volta, full HD qualcosina. Io devo smettere dalle botte a sto microfono. Tutti i test che ho provato sono stati in full HD. Tra l'altro ci ho provato anche a fare un pochettino di editing e rendering. L'unico problema che ho riscontrato è che forse in questo momento, per esempio, Media Encoder di Adobe ancora non ha ben chiaro che tipo di architettura stiamo utilizzando e quindi non è che la sfrutta a dovere. Sicuramente, come detto prima, è un problema che andrà migliorando col tempo. Vi ricordo ancora una volta che queste soluzioni grafiche e queste soluzioni CPU in questo momento sono molto buone e sono molto convenienti, perché allo stesso prezzo ci prendevano i 3-8100, che non è che vada molto più forte nei PC, soprattutto non è overclockabile, ma soprattutto abbiamo un chip grafico che ci permette di accendere i giochi e di non farci bestemmiare ogni santo ogni volta che partiamo. Quindi soluzione molto adeguata. Questo qui costa circa 100 euro, potremmo aggiungere 50 euro di più per un Ryzen 5 2400G. Io oggi vi propongo la soluzione più economica, poi ovviamente sta a voi. Come soluzione di RAM sono 8 GB, quindi 8 GB di DDR4. Come detto nel video precedente, abbiamo un processore che è RAM dipendente in due casi, sia perché Ryzen sappiamo che più è forte la RAM, più vanno forte loro, e poi soprattutto perché le APU sappiamo che prendono la memoria direttamente dalla RAM che noi mettiamo nel computer, e di conseguenza più la frequenza è alta, più andranno a sfruttare una frequenza alta di RAM. Quindi in questo caso io me la sento di dirvi: prendete le 3000 MHz, pagatele anche quei 10 euro in più, ma saranno 10 euro benedetti, anche perché andare a risparmiare 10 euro e prendere le 2004, delle 2006 non è il caso. 8 GB ovviamente sono il minimo indispensabile, meglio una configurazione 4x2 per dare ancora una spinta in più col dual channel, ma altrimenti anche il banchetto singolo di 8 GB di RAM non è che sia così malefico. Tra l'altro vi ricordo in descrizione il canale Telegram, dove spesso mettiamo offerte sulle RAM. Tra l'altro abbiamo trovato un modo simpatico, perché spesso mettono tipo dei pacchettoni di RAM, tipo 64 GB di RAM a 550 euro, che tu tutti insieme non li compreresti mai, che però se poi ti fai i conti e li dividi sono circa 70 euro a banchetto, quindi mai ti metti d'accordo con un po' di amici e ci risparmi tanti soldi. Sta tutto in descrizione, andate a vedere lì. A questo punto dobbiamo andare a nominare la scheda grafica che abbiamo già nominato, quindi la saltiamo a piè pari. Soluzione case alimentatore. Allora, come case in questo caso non andrò col classico S25 la Sharkoon, ma bensì con lo Sharkoon Skiller SGC1 case, che praticamente è l'evoluzione di questo S25. Ha un front molto più aggressivo, ovviamente il pannello in acrilico. Ma prima che dica tante altre cose che potrebbero non interessarvi, vi lascio qui in descrizione la recensione di Manuel Starsky, che ha fatto una recensione molto approfondita sul case, e vi consiglio di andarla a vedere perché riuscire a scoprire effettivamente tutti i segreti di questo case. Ma adesso passiamo all'alimentatore. L'alimentatore in questo caso non serve un alimentatore molto grande, l'importante è che cerchiamo di prendere un alimentatore di buona fattura. Possiamo prendere un Big Wyatt a 350 watt, anche se io consiglierei almeno un 400 watt di alimentatore, molto semplicemente perché se un domani poi vogliamo aggiungere una scheda grafica alla nostra configurazione, abbiamo l'opportunità di farlo. 450 watt, poi dovremo andare a mettere qualche scheda che consuma davvero poco, in quel caso ci andremo a perdere qualcosina. 400-450 watt già sono comunque un wattaggio non esageratamente piccolo, non esageratamente grande, potrebbero comunque gestire una scheda video di fascia media. Mi raccomando però, sempre che siano di buona fattura, non mi prendete alimentatori da 500 watt che costano 20 euro, perché sapete già che mi incazzo come una iena. Come soluzione di dischi andiamo col classico hard disk da 1 TB. Potremmo mettere un SSD, sì, forse, però diciamo, è un plus. Stiamo cercando di risparmiare il più possibile, quindi una soluzione da hard disk da 1 TB mi sembra più che adeguata. Detto questo, mi sembra di aver detto tutti i componenti al loro posto, quindi vi lascio il benchmark e vediamo un pochettino come andrà questa schedina, questa configurazioncina. Get the morning, get the best, get the morning, get the morning, get the best, get the morning, get the morning, get the best.
Come possiamo vedere, i risultati non sono nulla di miracoloso. Ricordiamo però il costo veramente esiguo di questa configurazione. Andando a risparmiare su ogni singolo pezzo, possiamo arrivare veramente ad assemblarla con poco più di 350 euro. E soprattutto avendola assemblata così poco, anche se dovremo prendere una scheda video, magari anche una 1060, una 580, che possono essere tranquillamente gestite anche da questo processore, e pagarla un pochettino di più rispetto a quanto costa di solito, non saranno soldi che ci peseranno così tanto. Ecco, basta dare le botte al microfono. Anche in editing e in rendering non si è comportata male. Sono sicuro che più passerà il tempo e più queste schede, queste BIOS si comporteranno bene. Il lavoro di ottimizzazione non le renderà mai delle bestie da Full HD, ma comunque rimarranno sempre delle soluzioni molto molto valide, soprattutto perché ha un budget molto piccolo. Soluzione sicuramente ideale in questo momento per tutti i giocatori di eSports. Detto questo, fatemi sapere cosa ne pensate voi di questa configurazione. C'è qualcosa di cui non sono particolarmente contento, ma al momento questo qui è, però può andare. Come ho detto, questa configurazione ha un costo di circa 350-400 euro. Sono riuscito a parlare con i ragazzi di FK per cercare appunto di proporvi questa configurazione più o meno a questo prezzo, e la troverete in preordine da FK al prezzo che vedete qui nel video. Vi arriverà ovviamente già assemblata, spedita, col sistema operativo già messo dentro, quindi dovete soltanto accendere il computer e farlo. Per tutti i link di FK sta nel sito in descrizione, oppure contattate Manuel, tanto va bene comunque. Detto questo, mi raccomando, fatemi sapere cosa ne pensate di questa configurazione. Alcune cose non sono particolarmente contento, di altre sì, però ovviamente, come vedremo col tempo come andranno le cose, speriamo sempre meglio. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!